In Confindustria le novità introdotte dal decreto fiscale 124 del 2019 in tema di reati fiscali. Adeguare il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 al fine di evitare le sanzioni di natura pecuniaria, quelle interdittive e le possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato. Un seminario sul tema reati fiscali, il decreto legislativo 231 del 2001 alla luce del disegno di legge fiscale 124 del 2019 su iniziativa della sezione imprenditori metalmeccanici. Intervento del presidente della sezione Giovanni Musso, l'avvocato Michele Panzarella, socio ordinario studio associato KPMG Roma, il professor Melo Martella, professore all'Università di Messina. Il seminario introduce le novità introdotte dal decreto fiscale in tema di reati fiscali e l'estensione della responsabilità amministrativa della società ai suddetti reati. In particolare, la nuova disciplina ha come obiettivo, da una parte, la tutela delle finanze pubbliche mediante il contrasto a pratiche fiscali illecite aventi rilevanza penale e, dall'altra, la salvaguardia delle società rispetto agli effetti patrimoniali dei reati tributari commessi dai loro amministratori o da soggetti apicali, con alcuni rischi però, a partire dalla possibile duplicazione o triplicazione sanzionatoria in capo all'ente cui sono riferite le violazioni penali contestate agli organi apicali, per finire con l'impatto potenzialmente devastante che la confisca allargata potrebbe determinare sulla capacità dell'impresa di mantenere le condizioni per una ordinaria continuità aziendale. Dunque, oggi c'è questo seminario qui in Confindustria organizzato dalla sezione dei metalmeccanici di Confindustria Siracusa, che ha come oggetto i reati fiscali e il modello 231. È una cosa molto importante che appunto il decreto legislativo legge il 124 ha modificato la legge e quindi le sanzioni relative ai reati fiscali, estendendoli anche ai modelli organizzativi. Pertanto è molto importante che le aziende oggi adeguano i modelli organizzativi al fine di evitare che le sanzioni che possono derivare dai reati fiscali colpiscono anche l'ente stesso, perché c'è il pericolo che ci si trovi a pagare non solo sanzioni di natura amministrativa, quindi tributaria, ma anche delle sanzioni previste dal decreto legislativo 231 che possono addirittura anche comportare compromettere la continuità aziendale, quindi delle sanzioni di natura interdittiva che possono essere solo l'impossibilità a partecipare a gare d'appalto o a godere di finanziamenti agevolati europei.